Mancano solo 90 minuti all'inizio della semifinale di andata fra Arezzo e Pisa, poi sarà solo calcio. Di qui a domenica parleremo soltanto di quello che è stato e di quello che sarà domenica prossima, quando l'Arezzo affronterà nella gara di ritorno all'Arena Garibaldi il Pisa di Moscardelli. Ma restiamo ad oggi, è un traguardo inaspettato all'inizio della stagione, questo per l'Arezzo, squadra che sta strameritando questa posizione e si sta giocando un sogno, il sogno di arrivare a giocarsi la finale, uno dei due accessi quest'anno alla Serie B, e l'Arezzo ha tutte le carte in regola per poter competere con le altre 8 squadre. Ricordiamo tra l'altro che già sono stati estratti anche gli accoppiamenti per le due finali e la vincente di Arezzo tra Arezzo e Pisa andrà a affrontare la vincente tra Feral Pisalò e Triestina, e quindi non è detto che ci possa essere un ulteriore sogno nella finalissima, cioè quello di affrontare la Triestina dell'ex allenatore amaranto, il condottiero della battaglia totale Massimo Pavanel. Lì uno sgambettino ci starebbe proprio bene, ma andiamo a stasera. Fra un'ora intanto aggiornamento in diretta sul nostro canale dallo stadio insieme a Riccardo Bonelli e a Giorgio Sciofini. Vi daremo le ultimissime alle 20 in punto in diretta per le formazioni, per tutto quello che è. Ma l'Arezzo oggi affronta un Pisa che viene da una serie stratosferica, una squadra che è stata costruita per andare in Serie B, per il salto di categoria. L'Arezzo ha tutte le carte però per poter sgambettare la squadra di Moscardelli, la squadra dell'allenatore D'Angelo. Godiamocela questa partita, godiamocela insieme agli oltre 8.000 spettatori, perché tanti saranno tra aretini e i 1.300 pisani che verranno qui ad Arezzo. L'appuntamento per gli approfondimenti fra poco meno di un'ora alle 20 in punto, diretta dallo Stadio Comunale di Arezzo per le ultimissime su Arezzo Pisa, e in bocca al lupo.